Oh, regà, sono le 5 del pomeriggio, guardate questo video, guardate come cazzo sarò andata a finire questa escursione. Non ve voglio, non ve voglio di niente, ma guardate questo video fino alla fine. Ecco, Augusto. Questo naturalmente è il finale dell'escursione, porca miseria. Finale dell'escursione, guardate come è andata a finire l'escursione. Perfetto. È andata a finire a Taraluccio e Vino. A Taraluccio e Vino, salsicce e biscotti. Il posto d'Augusto. Augusto si mette lì e mi dice se è accesa la luce. Questo non c'ha rumori, non c'è niente. Pure c'è, ma si sente piano piano. Domenica, ecco, c'è Carla, vedi. Domenica 7, si stava di 7 agosto, io figurati. Magari. Ma come magari con quel calo? Guarda come sta bene a maniche lunghe. 7 novembre 2021, siamo. Ma si è sbagliato, è 2022. Dai, vabbè. Dai, che siamo l'anno 21, allora è sicuro che fino al 2022 campiamo ancora, vabbè. Dai. 2021 stiamo alla pineta di Monte Flavio, sui Monti Lucredili, e stiamo andando a fare il monte, manco lo conoscete. Ariaoni, è un 1060 metri, ma più che altro è una passeggiata di salute, che poi torniamo qui alla pineta e mangiamo, facciamo le sarcicce, qui c'è sta i braceri, i braceri e i tavolini. Poi ho di una cosa, Augusto ci ha detto, senti, invece di fare sabato, facciamo domenica, che io sabato sono impegnato, c'è una comunione, una crisi, e dove non posso venire, vabbè, facciamo domenica, che problema c'è? Asola! Poi mi ha chiamato ieri sera, mi ha detto, senti, ho mangiato troppo, io mica ce la faccio a venire domani. Non si è presentato, non è venuto, famo senza, sai, cioè, sti cazzi, famo senza te, ecco. Oh, ma che ci frega, c'è Loretta, Carla, Fernando, Daniele, Vincenzo, Silvia e Cinzia, notate Silvia a maniche corte. Anche perché oggi è 15 agosto. Notate Silvia, non stiamo ad agosto, non stiamo a novembre. Ma poi basta guardare. Ma sai, cioè, poi basta guardare tutti gli altri come stanno vestiti, guarda. Ma noi siamo fuori. Giacchettini. Mamma mia, che callo! Siamo nella bufera, c'è un venticello e le previsioni danno sole. Al momento è sole, inserite, però c'è vento. Il vento comunque lo dava. Dava 18-20 gradi, sì, gradi, 18-20 di velocità. Quindi alla nostra destra c'è il Monte Pellecchia, come vedete, tutto con i colori autunnali, con il foliage. Tutto ancora verde, tranne qualche alberello. Eccoci qua. Ci stiamo dirigendo verso il monte Ariaoni, sconosciuto a tutti. Ed eccoci qui nel boschetto che da qui poi in pochissimi minuti, 10 minuti, raggiunge il rifugio Casa del Pastore, dove si può sostare, a parte non ci andiamo noi oggi, dove si può sostare. Oddio, se io decido di andare a Pellecchia. Sì, va sul Pellecchia questo vento, sai, c'è sta sulla vetta, te si porta via il vento in vetta. Sta fischiando a 30-40 km orari, quindi siamo nel boschetto e dietro di noi ci sono anche altri operai, sì, operai, buonanotte, escursionisti, operai. Ok, certo. Ok, siamo arrivati alla Valle del Prete, siamo arrivati alla Valle del Prete, e Augusto è in prete, che ne è venuto. Oh, ma comunque se sta meglio senza Augusto, soprattutto perché si porta sempre quel campanaccio dietro tutto il giorno, din don, din don, din don, din don. Si è rotto proprio, sai, sì, questo campanaccio. La prossima volta che si fermiamo e sarebbe Ozzani, lo famo sparire. Ma adesso noi prendiamo il sentiero di destra che si butta dentro al bosco e andiamo verso il monte Ariaoni. Valle del Prete. Siamo arrivati ai resti dell'aereo caduto nel 1960. Questo è il pezzo della fusoliera, quella finale. Che stronzo ha scritto all'Italia. Ma si è visto tanti anni fa, adesso si è proprio scolorito, c'era un po' più di colori. Questo quanto tempo è passato. Questo è la fusoliera, il pezzo della fusoliera. Il motore sta qui, vedi? È proprio sotto il fosso questo qua. Dovete che scendete da qua, scendete, boom, io vi faccio vedere, l'ho visto 100 volte e me va. Scendete da qua. Lo sanno qui 5 alberelli, uno attaccato all'altro, alla passata da destra, scendete, c'è proprio lì sotto lì, c'è, vedete. Poi, ve li porto a vedere. Le ali invece stanno qui sopra qui. Adesso ve li porto a vedere. Non c'avevo voglia di scendere, però alla fine l'ho fatto per voi, dai. Questo è il motore. 2, 4, 6, 1, 8 cilindri. Vedete, il motore sta qui. E
la fusoliera sta lì, si vedono loro, è che là c'è, quando saranno 30-40 metri davanti a noi. E questo è il motore, fusoliera, motore, e adesso vi porto a vedere le ali. 8 cilindri, Daniele! Daniele! Vieni qua sotto a vedere il motore, vieni! Questo è il motore, ci vediamo sulle ali. Ed ecco le ali del motore, stanno un po' nascoste qua in mezzo alla vegetazione, no? Mo si vedono un po' meglio perché la vegetazione si è abbassata, che sennò quando lo ricopri manchi li trovi tanto facilmente. Questa era la copertura del motore, perché vedo che è rotondo, quindi sicuramente era la copertura del motore, io non me ne intendo, però qui c'è una piccola croce in onore dei due militari morti. Pace all'anima loro. Poi se andate sulla vetta del Monte Pellecchia, c'è, come ricordo, ci hanno messo le eliche dell'aereo. Ed ecco qua, le ali. Vai! Come sopra. Oh, mi raccomando, però la prossima volta mettete la gunna, vai! Ma sopra come? Così? Allora che gambe passa! Non cascate sotto al fosso, mi raccomando! Ma questo è pazzo! Soprattutto quando sarà qui che allargate le gambe non scureggiate. Addio, sì, che fate sotto? È cascata Cinzia. Cinzia non resiste alle Cinzia c'ha le gambe corte, c'ha. Passa di fianco, passa di fianco, dai. Vabbè, va, a voi uomini per risparmio. Sono tragedia qui. Vabbè, va. Signori, siamo nella Valle Lopa, a 1065 metri, ma poi la Valle Lopa non si riconosce dal cartello, ma pure le va. La riconosce sempre dal fango. Sempre la fanga c'è stata dentro la Valle Lopa, oh. Perché ci stanno le mucche e i cavalli che in questo momento non sanno dove stanno, fanno un macello, un pistareccio, fanno a mozzi che li prenderei, guarda, a mozzi sulle chiappe del culo, al cavallo, una fettina di cavallo. Poi qua, questo è il passaggetto che fa un boccato dentro la Valle Lopa, ecco i loro signori che stanno venendo. Sì, ok, siamo arrivati alla sella del Monte del Pizzo Pellecchia. Invece di salire verso il Pizzo Pellecchia abbiamo messo a destra la strada che porta a licenza e adesso abbiamo trovato la strada sbarrata, ma no, da un cancello, ma da un po' di montagne nere qua. Guardate che mucca. Senta, scusi, è possibile passare? Se voi ci date il permesso, noi passiamo, altrimenti... Il permesso perché ha girato la faccia. Oh, senti, tu sei il capo, c'è la faccia da capo, che dici? Oh, non avvicinare troppo, che si se incazza questa, vede una cornata che infilza tutte e due, non è comodo là, e vi porta a spasso tutto il giorno, vi porta a spasso. Non c'ha intenzione di spostarsi, andiamo da qua. Sì. Ehi, giriamo al largo, eh. Voi rimanete tranquille. Che questi fanno 2-3 quintali, vengono addosso, ti fanno a pezzi, ti fanno. La campanà! Oh, questa è l'amica d'Augusto, c'ha il campanaccio! Amica d'Augusto col campanaccio, vedi? Guarda, quella non si è spostata un centimetro! Apre potente! Te ce metti perché c'hai le corna, eh! Mettete le gambe in spalla, guardate che spettacolo qua sotto sto sentiero! Questo è il sentiero che porta sia al Monte Ariaone che al Fontanier di Santo Chirico e a destra li porta a Casale Capodiporco, ho detto anche Casale d'Amicis. Capito? Guardate che spettacolo. Siamo proprio ai piedi del Pizzo Pellecchia, che è quello lì, Silvia, sì, è là sopra insieme a quei signori, quindi ha preferito farsi il Pizzo Pellecchia, Silvia. Oggi va di pizzo. Sì, oggi è di pizzo, va. De pizza de... Ok, siamo al fontanile di Santo Chirico. Dove sta Daniele? Sta andando Daniele, eccoli, mamma, scende. Guardate che colore il Pellecchia. Questo è il Pizzo Pellecchia, si vede la croce lassù. Pizzo Pellecchia e questo è il Monte Santo Chirico. Mo qualche volta veniamo a fare un giro su questo qua, il Monte Santo Chirico. Parti l'ho già fatto, ma ci partiamo da licenza però. E adesso noi risalimo qui senza sentiero, così dove capita capita, fino alla vetta che è il Monte Ariaoni. E andiamo a beccarci la sua vetta, poi torniamo indietro a mangiare le sarcicce che loro non lo sanno, ma c'è sta Augusto che sta, che non è venuto Augusto, non è venuto a camminare, ma sta lì a dove si fa a brace, che sta a accendere il fuoco. Ok, ecco gli altri che arrivano. Siamo dentro il bosco del Monte Ariaoni,
pratica non c'è sentiero, una volta a sinistra, una volta a destra, sopra, sotto, importante che arriviamo sopra. Anche qua è bellissimo, guarda l'agrifoglio, però ancora non ha messo i valletti, per l'agrifoglio gigante tocca andare sul Monte Gennaro, là. Per salire, dove pare, dove di il punto migliore sale, tanto di andare sempre dritto per dritto. Dove pare, destra, sinistra, qui c'è il sentiero. Ok, ecco pure Cinzia, che già fece anni fa il Monte Ariaoli con me. Ok, questo è il punto più alto del Monte Ariaoli, qui sui Monti Lucredi, che non si dica non ci siamo stati, Lascio vedere, eccolo qua, Monte Aironi, qui c'è scritto, poi Ariaoli, Aironi, non si è ancora capito, perché sulla cartina vecchia c'era scritto Aironi, qui Ariaoli alla nuova, comunque, questo è il punto più alto del Monte Ariaoli, come avete visto. Ci sono, da qui comincia a scendere, quindi il punto più alto, quella roccetta lì, perfetto. Guardate, sono passato in mezzo a sto coso dei rovi qui, macello, guarda, l'altro l'ho lasciato indietro, l'ho lasciato. Oh, pensavo non ci venivano, invece non se so a rese, oh. Se sono venute pure loro in mezzo a sti intruglio dei cosi qua dei spini. Montanari sono montanari. Oh, Monte Arioni, Ariaoni, non è da tutti fallo. Caria una che tira qua, Ecco loro che stanno a sedere sotto. Quella è Cividella, è il paese sopra Licenza. O è Licenza, aspetta, c'è quella strada che sale così. No, quella è Cividella. Cividella, la parte più alta è Cividella, Licenza sta sotto. Credo almeno. Per Cile è stata spostato, sì, più là. Siete sul Monte Ariaoli, ragazzuoli. Dobbiamo andare a mangiare, Monnau. 1062 metri, ecco gli altri due, Cinzia e Vito e Vinci Jens. Ah, guardate che spettacolo, la cresta dell'Ariaoli e guardate che panorama che c'è. Ne credevo io. Guardate il Pizzo Pellicchia là. Lassù siete pure la croce del Pizzo. Questo invece è il Monte Santo Chirico. Una delle altre volte ci andiamo a fare quello sempre con mangiata. Esatto. Ma facciamo le montagne così. E poi dimo facili, ma poi queste sono facili, camminate, là, pezzo di cresta voglio vedere. Sì, ho detto proprio che sarà fatta, volete camminare. Questa è la cresta dell'Ariaoli. Qui sotto si vedeva Licenza, Cividella, Percile. Laggiù si vede quel paese che sta, come si chiama, ci passa la Francigena, porca miseria. Poi giù, vabbè, mi ricordo, via. Ok. Comunque raga, 17 km, 17 km, quasi 5 ore qualcosa, 17 km. Però mo sorpresa, se stiamo a fare, ah, ecco l'Augusto, stasera non è venuto a camminare, sapete perché? Stava qui ai bracieri a accendere il fuoco per voi. E nessuno lo sapeva, per voi, guardate che roba, per voi tutti, la miseria, dietro. Ho messo un'ora e mezza per far partire. Era asciutta la linea? Era la carbonella. Ah, la carbonella, l'avevo detto. Ma non c'è nessuno che c'è anche Marco là. Prendiamo. E quanto ci vuole? Io sto a cucinare. Ma che sa fa? Un sa fa i cosi. Gli spuntini. Alla salute. Il vino, Le saluto e vi ringrazio, forza Roma, basta la mi sta che persona torta a svegliare Roma, rotti i coglioni, la morì, ma perché non te ne va? Ecco. Alla salute. A me proprio. Ok, reparto Umbriaconi. Eccoci. Però inquadra quella che c'è in sì, mano. Sì, ecco. Grappetta alla pera, grappè vino. La grappetta alla pera. La grappetta quell'altra. Ecco, qua. Hai bevuto? Tu sei già. Ho bevuto, basta. Non ti basta, aspetta. Basta così. Ecco. Qui c'è scritto acqua, ma non c'è acqua. A Carla che si è imbriacata ormai. Guarda che faccia l'ambriaca, è col zigaro, quello stronzetto dei cani di prima. Bella la telecamera, dei nasoni. Qua. Dei nasoni, mo se sta accorgendo. Ma... dopo sei anni si è accorta che c'è stata la camera di prima da Sony. Perché... aspetta, chi è che stava la reparto Umbriaconi, ecco Augusto. Ma perché? Siamo molto spirituali. Ma tu non c'eri, è vero, è vero. No, Augusto, no, stava qui a cucinare. Ha fatto una domanda, rispondi. Gli è piaciuto fare la sorpresa. Cioè, tu non glielo dici che ci sto. Dopo loro mi vedono e mi baciano. Mi abbracciano, capito? Veramente non mi abbracciano nessuno. Ti ha preparato il fuoco. Vabbè, comunque, lo posso dire che siete la manica di Umbriaconi? Sì.
Ok, non è il problema tuo, è problema se so, se so, se so, io sono aspetto. Due bottiglie di grappa, cinque bottiglie di vino. Guarda questo, se sta a fare i stronzetti dentro alla grappa, va. Allora è meglio che chiudiamo qua, guarda. Oggi abbiamo anche uno spumantino, me l'ho aperto io, ecco qui tutto il coso, vedete? Oh? Perché c'è Carla che fa il compleanno, non si dice, non si dicono gli anni. No, no. 56. Non si dicono gli anni. 56. Al 65 al contrario. 56. 65, 65 al contrario. 56. E mo ci vuole qualcuno che avrà la bottiglia, perché io sto in via qua. Ecco, Lei la deve aprire. Falla aprire a Carla. Oh. Carla, se sei buona, apri la bottiglia. Oh. Ma che sta a fare? Le flessioni sta a fare. Ma non sono buona, non ho mai aperto una bottiglia. No, fai il mobile piano piano. Ma bello, cazzi vostri. Tira su, c'è gli anni per poterlo fare. Oddio, levatevi questo ammazza, levatevi. Quello che succede, succede. Fallo partire. Ma così, metti la mano a quell'altro verso, no? A quale? Quell'altro verso che giri e sale. Ecco, adesso così, cordito, cordito, così, 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 così. Vai, 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 vai. Un Sant'Antonio. Ok. Sì. Ok, mo so 65, quanti erano? 50. 50. Oddio, dopo 50 e 6 ci aggiungiamo noi, vai. Qua che tocca? Vabbè, oh. Sì. Ah, salute! Ah, famoso un altro goccio. Alla salute. Ma oggi è stata una scusa l'escursione. Qui siamo venuti in mangiare per bere, andiamo bene. 17 km se siamo bevuti sto Cristo e quell'altro. E così al quinto bicchierino di grappa sono partite le due signore con le gemelle Kessler. Okay, buongiorno, come va? Io passo in mezzo, meglio addosso. Ma vado alta io. Mo te do una spinta e faccio far giro da. Te faccio far giro dalla morte, vai. Aspetta, reggite. Te faccio fare che te faccio far giro dalla morte. Reggite, vai. Oh, non ve scontrate. Oh. Io passo meglio addosso. 2-0. 3. 3, ne ha fatto 3. 2. Controlla, si sa fregate sta. Oh, avevi fatto 3, hai fatto. Tu hai buttato 2, lei 1, hai detto 3, hai vinto 3. 3-0. Sta ancora con occhiali soli, morra con me. 5. 7. 5. 6. Morra. 8. 3. 5. 5 con peccato, peccata. 5 battuta. Che nuovo campione di morra. Oh, ma io sono abruzzese, allora pure con me. 5, 8, devi dire insieme a me, se no tu mi fai, se tu 8, 8, fregata, fregata, 8, oh, ma io vengo da Abruzzo, vengo, io gioco a morra, gioco.